Arriva proprio oggi il primo sì per la via Appia come patrimonio UNESCO. Una bella notizia per l'Italia, come riferisce il ministro San Giuliano, per il suo patrimonio culturale. L'organo tecnico consultivo dell'UNESCO ha infatti raccomandato l'iscrizione della via Appia come patrimonio dell'umanità, la Regina Viarum. La raccomandazione sarà sottoposta all'approvazione del Comitato del Patrimonio Mondiale nella prossima seduta in programma a New Delhi il 21 luglio. Si tratta di un riconoscimento di eccezionale valore per l'Italia, per la sua storia e per le comunità che vivono lungo l'antico tracciato della Via Appia. La candidatura è stata promossa dal Ministero della Cultura con il coinvolgimento di 4 regioni, Lazio, Campania, Puglia e Basilicata, 13 tra città metropolitane e province, 73 comuni e 14 enti parco su cui insiste l'antica strada consolare romana e dove sono ancora presenti i suoi vestigia. A questi enti si è aggiunto il prezioso contributo della Pontifica Commissione di Archeologia Sacra. Una volta che la candidatura della Via Appia Regina Viarum sarà approvata dal Comitato del Patrimonio Mondiale, l'Italia raggiungerà il traguardo di 60 siti riconosciuti come patrimonio dell'umanità, confermando ancora una volta la sua indiscussa leadership mondiale in questo campo.